Ascolti TV, i Matateranni e l'Isola Famosi, chi ha vinto i dati? La replica della seconda stagione di Matateranni sostituto procuratore, Rai 1, supera l'Isola dei Famosi 2023, Canale 5. La fiction raggiunge 3,3 milioni di utenti, 18,4% di share, mentre il reality dei naufraghi ne raccoglie 2,3 milioni, 17%, perdendo circa 600.000 utenti rispetto alla scorsa settimana. Scendono anche le Iene, Italia 1, dal 10 all'8,9%. Bene dalla strada al palco, Rai 2, anche se con un leggero calo. La sfida dei talk l'ha conquistata per l'ennesima volta di martedì, la 7. Che ha battuta la concorrenza di Fuori dal coro, Rete 4, e Carta bianca, Rai 3. Di seguito tutti i dati relativi al prime time di martedì 2 maggio 2023. Rai 1 in Matateranni sostituto procuratore ha raccolto 3,340,000 spettatori, 18,4%. Canale 5 e l'Isola dei Famosi ha totalizzato 2,383,000 spettatori, 17%, Rai 2 dalla strada al palco ha avuto 1,081,000 spettatori, 6,5%, Italia 1 le Iene ha fatto compagnia 1,248,000 spettatori, 8,9%, Rai 3 Carta bianca ha informato 836,000 spettatori, 4,8%, Rete 4 Fuori dal coro ha raggiunto 763,000 spettatori, 5,1%, la 7 di martedì ha convinto 1,245,000 spettatori, 7,1%, TV8 4 Matrimoni ha conquistato 225,000 spettatori, 1,3%, 9 Presa mortale ha ottenuto 241,000 spettatori, 1,6%. Rai 1, Affari tuoi hanno totalizzato 4,959,000 spettatori, 22,9%, Rai 1, 5 minuti con Bruno Vespa ha intrattenuto 4,444,000 spettatori, 21,85%, Canale 5, Striscia la notizia ha convinto 3,937,000 persone, 18,2%, Rai 1, L'eredità è stato seguito da 3,104,000 spettatori, 24,17%, nella prima parte e nella seconda da 4,398,000 spettatori, 27,33%, Canale 5, Avanti 1 altro ha ottenuto 2,164,000 telespettatori, 18,05%, e poi da 2,976,000 utenti, 19,38%, Rete 4, stasera Italia ha ottenuto 869,000 spettatori, 4,16%, e 705,000 spettatori nella seconda, 3,22%, Rai 3, Il cavallo e la torre ha raccolto 1,492,000 spettatori, 7,10%, Rai 3, Un posto al sole appassionato 1,752,000 spettatori, 8,02%, la 7, 8,5 ha informato 1,693,000 spettatori, 7,83%, la 7, Lingua parole in gioco ha totalizzato 191,000 spettatori, 1,57%, nella prima parte e 319,000 spettatori, 2,10%, nella seconda. Rai 1, Oggi è un altro giorno è stato seguito da 1,729,000 spettatori, 16,22%, Rai 1, Il paradiso delle signore è stato visto da 1,779,000 spettatori, 19,86%, Rai 1, La vita in diretta ha interessato 1,993.
0.000 spettatori, 20.39%, Rai 2, Bella ma di Pierluigi Diaco ha registrato un totale di 540.000 spettatori, 5.87%, Canale 5, Beautiful è stato seguito da 2.629.000 telespettatori, 20.21%, Canale 5, Uomini e donne ha raccolto 2.762.000 spettatori, 26.27%, Canale 5, Il Dai Team di Amici ha convinto 1.769.000 spettatori, 19.85%, Canale 5, Il Dai Team dell'Isola dei Famosi ha intrattenuto 1.518.000 spettatori, 17.07%, Canale 5, Un altro domani ha ottenuto 1.314.000 spettatori, 15.48%, Canale 5, Pomeriggio 5 ha registrato 1.560.000 spettatori, 16.07%. Rai 1 1 Mattina ha informato e intrattenuto un totale di 805.000 utenti, 17.75%, Rai 1 Storia Italiana ha conquistato 828.000 spettatori, 18.10%, nella prima parte e 930.000 spettatori, 16.48%, nella seconda, Canale 5 Mattino 5 ha ottenuto nella prima parte 1.042.000 spettatori, 22.51%, mentre nella seconda parte 1.003.000 spettatori, 22.05%, Rai 1 è sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.663.000 spettatori, 16.23%, Canale 5 Forum ha conquistato 1.571.000 spettatori, 20.48%, Rai 2 Viva Rai 2 ha registrato 914.000 spettatori, 18.29%, Rai 2 I Fatti Vostri ha guadagnato prima 616.000 spettatori, 9.76%, e poi 1.007.000 spettatori, 10.22%.